2 gennaio 1960, il celebrato ciclista Fausto Coppi moriva e nasceva definitivamente la sua leggenda, il mito. Un decesso evitabile, avvolto in un velo di mistero e polemiche. La causa? La malaria, una malattia potenzialmente mortale causata da parassiti che vengono trasmessi alle persone esclusivamente attraverso le punture di zanzara Anopheles. L'intensità della trasmissione dipende da fattori connessi con il parassita, con il vettore, con l'ospite umano e con l'ambiente. Tutto iniziò nel dicembre 1959, quando Coppi, assieme ad altri corridori, fu inviato ad Alta Volta, l'attuale Burkina Faso, a una corsa per celebrare l'anniversario dell'indipendenza del giovane paese africano. Approfittando del luogo, Coppi e il suo amico ciclista Rafael Geminiani decisero di fare una battuta di caccia. Dopo di essa i due ciclisti tornarono all'accampamento, alloggiarono nella stessa camera e nella notte vennero assaliti da delle zanzare. L'indomani i due, stanchi e debilitati, decisero di rientrare insieme in aereo a Parigi. La situazione degenerò per entrambi da lì a poco. A Coppi, con 40 di febbre, venne diagnosticata in maniera erronea l'influenza asiatica. Geminiani entrò invece in coma e in ospedale gli venne diagnosticata la malaria, ma nonostante ciò si riuscì a salvare. La moglie di Rafael telefonò in Italia ai medici che avevano in cura il ciclista italiano per avvertirle che si potesse trattare di malaria, ma venne incredibilmente ignorata. Dopo ulteriori analisi si scoprì che effettivamente Coppi avesse la malaria. Fu operato di urgenza, ma ormai non ci fu più nulla da fare.